Designer Health Congress al Politecnico di Milano abbiamo con noi Marco Gola del Politecnico e anche il segretario del CNETO. La sua relazione è incentrata sul ripensare la medicina territoriale in Italia, tema quanto mai attuale. In che senso, dottore? Beh, credo che sia una bellissima e importante occasione all'interno di un congresso mondiale parlare di quella che è l'attività che il Politecnico di Milano insieme ad Agenas in questi anni ha proprio realizzato in quelle che sono state le linee guida e il metaprogetto per le case e gli ospedali di comunità. Sappiamo che il PNRR ci sta chiedendo di rinnovare, di ripensare la rete della salute e in questo queste strutture, proprio da partire dal DM 77 del 2022, come implementare. Abbiamo lavorato tanto, ci siamo confrontati non solo su quelle che erano le richieste del DM, ma capire anche a livello internazionale, a livello europeo, ma anche al di là dell'Europa, che cosa si sta facendo su queste strutture. Per realizzare strutture resilienti, strutture che rispondono alle esigenze presenti, futuri, ma anche futuribili, proprio perché dobbiamo rispondere oggi e domani per quelle che sono le esigenze della popolazione e della comunità. Strutture che possano permettere oggi di offrire dei servizi, domani di potersi rinnovare, di poter ampliare o cambiare rispetto a quelle che saranno le istanze. Strutture che rispondano alla comunità, non solo come servizi sanitari, ma anche sociali. È molto importante confrontarsi qua con colleghi a livello internazionale proprio per poter sempre di più anche assorbire informazioni, fare in modo di come far tesoro non solo di questa esperienza, ma anche delle esperienze estere, per dare sempre di più strutture eque che rispondano alle comunità su tutto il territorio. Non dimentichiamoci di nessuno e facciamo in modo che non solo sia l'ospedale il luogo della cura, ma che siano proprio le case e gli ospedali di comunità il luogo di prevenzione per la comunità.